Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e oggi siamo qui con il post partita di Juventus Genoa, finita 1-0 per la Juve, giocata ieri sera e volevo dare un parere sulla partita, ne parliamo dopo la sigla. Juve-Genoa finita 1-0 per la Juve, alcuni iniziano già a parlare di Juventus fuori dal periodo brutto, diciamo fuori dalla crisi che ha avuto fino a questo momento in campionato. Io credo che come con la partita con la Salernitana, questa partita non dica molto, poiché abbiamo giocato contro un Genoa povero in tutto, un Genoa innanzitutto senza titolari. E poi senza un'identità, senza un gioco, senza un vero e proprio, senza dei veri e propri schemi, comunque senza appunto un'idea di gioco. E la cosa però che mi ha sorpreso della Juve è che oltre ad aver giocato bene, perché la Juve ha giocato bene, ci mancherebbe almeno col Genoa, possiamo permetterci di giocare bene, è una Juve che non si è accontentata dell'1-0. Quindi non abbiamo fatto contento il mister, non abbiamo portato avanti la teoria del cortomuso. Una Juve che nel primo tempo segna, ma dopo l'1-0 continua ad attaccare anche nel primo tempo e nel secondo tempo. Purtroppo però spesso questi attacchi da parte della Juve non si traducono in occasioni da gol, soprattutto per quanto riguarda le finalizzazioni in aria. Ne abbiamo avute alcune con Morata De Ligt, però vuoi perché Sirigu ieri ha fatto la partita della vita, vuoi un po' per la sfortuna e vuoi perché non riusciamo a segnare, non abbiamo un finalizzatore, la Juve comunque si ritrova ad attaccare, fa 26-27 tiri in totale, adesso neanche ricordo, comunque tantissimi, assolutamente sopra la media dei tiri che fa la Juve ogni partita, però si ritrova con il risultato bloccato sull'1-0 fino ai minuti finali praticamente. È vero anche che il Genoa rinuncia praticamente ad attaccare perché, come abbiamo detto, non aveva idee di gioco. È un Genoa comunque remissivo, difensivo, e quelle poche volte che si affaccia in area di rigore non è pericoloso per la Juve. E una cosa però che ho notato è che nonostante non abbiamo questo attaccante finalizzatore, più di qualche giocatore si è ritrovato a riempire l'area di rigore sui cross e sulle occasioni della Juve. Abbiamo attaccato spesso con 5, 6, anche 7 uomini e il problema però è sempre che sì, c'era gente in area, però il tiro la maggior parte delle volte lo provavamo da fuori. Questo secondo me è un aspetto su cui migliorare. Altro aspetto interessante è che Mister Allegri dà continuità al 4-2-3-1. Finalmente aggiungerei continuità con un modulo, poi io non, sinceramente non ho preferenze perché non, come dire, non sono così arrogante da pensare di riuscire ad allenare meglio di Allegri, di riuscire a schierare una formazione migliore di quella che comunque schiera il mister che vede tutti i giorni i giocatori. L'importante però era appunto dare continuità a un modulo che sia 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, però continuare a dare gli stessi ruoli, le stesse istruzioni ai giocatori perché non puoi permetterti di cambiare modulo ogni settimana, ogni 3 giorni, semplicemente perché non hai il tempo materiale per preparare le partite. Giochi ogni 3 giorni, quindi vuoi lo scarico, vuoi il giorno di riposo, tu non hai il tempo di cambiare le partite e di cambiare il modulo. Per il resto, bene. Una Juve abbastanza convincente, ma comunque una prestazione da prendere con le pinze perché appunto giocavi col Genoa. Non mi dilungo oltre e parto con le pagelle. Al mister ho dato 6 e mezzo perché comunque prepara una buona partita. L'abbiamo elogiato praticamente finora, non si accontenta dell'1-0, la squadra
sembrava motivata ad attaccare nonostante la situazione di vantaggio. Continuità al modulo. Quindi bene, mister Allegri. Speriamo che queste indicazioni, che comunque questa preparazione possa essere portata anche in partite più difficili con squadre più toste del Genoa. A Szczesny ho dato 6 perché praticamente spettatore non pagante. Ricordo giusto un intervento di Szczesny, tra l'altro con un giocatore della Juve che a momenti si ostacolano la squadra, si passano i piedi tra di loro, però alla fine niente di pericoloso per il Genoa. Infatti ho dato 6 anche ai due centrali, De Ligt e Chiellini, perché giocano una partita pulita. Se non sbaglio non vengono neanche ammoniti nessuno dei due, però comunque non una partita impegnativa per quanto riguarda la fase difensiva della Juve. Sui terzini invece ho dato 6 e mezzo a Cuadrado perché oltre al gol fenomenale che inventa, tra l'altro io l'avevo previsto, io lo sapevo che Cuadrado quest'anno avrebbe fatto una signora stagione. E vabbè, a parte gli scherzi, Cuadrado inventa un gol spettacolare, probabilmente più per fortuna che per bravura. Però nonostante il gol, oltre al gol fa anche una buona prestazione, sale, e lo ritroviamo spesso nella metà campo offensiva, in attacco e a dare supporto alla manovra bianconera. Quindi ho dato 6 e mezzo. Bene, bene Panita. Sull'altra fascia invece sono rimasto molto sorpreso da Luca Pellegrini, che non è la prima partita che gioca bene. Aveva giocato bene anche contro la Lazio e contro la Salernitana. Solo che non capisco per quale motivo Allegri lo sostituisce al 45esimo. Pellegrini ho dato 7, tra l'altro, non so se l'ho detto. Sono rimasto davvero a bocca aperta quando ho visto che comunque Allegri l'ha sostituito, semplicemente perché non ne ho capito il motivo. Stava giocando bene. In settimana hai la Champions dove Pellegrini non è in lista, quindi non lo puoi schierare e fai faticare ancora Alexandro, che comunque si comporta bene, gioca una buona partita, però non sono riuscito a spiegarmi la sostituzione di Pellegrini. Forse sta antipatico Allegri. È bravo, quindi deve farlo giocare, però gli sta antipatico e quindi lo caccia al 45esimo. Alexandro 6 gioca una buona partita, niente di spettacolare, e speriamo che possa sorprenderci in Champions e riuscire ad uscire da questa parabola discendente che da qualche stagione porta avanti. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, bene, sia Bentancur che Locatelli, un po' meglio Locatelli e cui ho dato 6,5, perché praticamente il gioco della Juve, la manovra della Juve passa da lui. E mi fa piacere perché comunque lo abbiamo pagato un sacco di soldi, era fortemente voluto da Allegri e credo che se anche Locatelli, fortemente voluto appunto da Allegri, che si è impuntato ed è stato l'unico acquisto che voleva, se avesse deluso anche lui, penso che Allegri avrebbe potuto dimettersi e a centrocampo avremmo potuto richiamare i nefasti Thiago Poulsen dei settimi posti in classifica. Bentancur 6 gioca una partita sufficiente, non si esalta, però comunque evita di fare le solite cazzate alla Bentancur. Perché di solito quando gioca titolare almeno una cazzata a partita la fa, vuoi un passaggio sbagliato, vuoi che perde una palla, però si ritrova comunque a dare occasione alla squadra ospite di attaccare, cosa che non è avvenuta. Per carità, poi spero che non accada mai più e che Bentancur possa essere il miglior giocatore della Juve di quest'anno, però la vedo dura. Per quanto riguarda la tre quarti invece, la Juve che abbiamo detto si presenta con due esterni e un trequartista. Kulusevski gioca una partita sufficiente, non di più, perché è stato impiegato soprattutto sugli angoli e sulle occasioni da calcio piazzato del Genoa come uomo in ripartenza. Ha fatto il suo, spesso portava avanti la squadra, saltava l'uomo e poi perdeva palla. Quindi
non una partita esaltante di Kulusevski. Spero di vederlo comunque segnare e di fare bene nelle prossime partite. Sta crescendo rispetto al Kulusevski della scorsa stagione o comunque anche dell'inizio stagione stessa. È in crescita, si vede. Vuoi perché si legge di interessamenti da parte di squadre inglesi, vuoi perché comunque si è rotto il cazzo di giocare male e quindi vuole giocare bene, però l'importante è che Kulu continua a offrire prestazioni buone, ecco. Dall'altra parte Bernardeschi, 6 e mezzo, ottima partita da parte del Berna. L'ho visto carico anche a Salerno, Quando uscivano i giocatori c'era Bernardeschi che si girava verso la curva e si gasava da solo praticamente, nonostante molti lo fischiassero, dicessero va a casa, va in panchina, lui si gasava. E si gasa anche in campo perché ieri gioca una buonissima partita, serve anche l'assist al 88esimo, 89esimo per Dybala. E bene, Berna. Spero, dai, continua così, facci risalire. Io ho sempre creduto in Bernardeschi. Da quando era l'uomo meme per l'Italia, tutti lo prendevano in giro. Io dicevo, vabbè, dai, però Bernardeschi può fare la differenza. Non lo faceva mai, però io ci credevo in Berna. Dybala invece gioca una bellissima partita. Ho letto alcune critiche su Dybala, io sinceramente non mi trovo d'accordo. Dybala gioca una buonissima partita, oltre che il gol, praticamente è l'uomo in più della Juve. Tutte le azioni offensive passano da lui. È l'uomo che comunque mancava, tra virgolette, alla Juve, l'uomo che serviva per farci fare il passaggio negli ultimi metri. Adesso ci manca solo quello che concretizza il passaggio negli ultimi metri, come abbiamo detto. Quindi ci manca un finalizzatore, abbiamo Dybala che propizia gli assist, si ritrova spesso anche a tirare, fa anche un bel gol. E bene, Paulino ha dato 7. Morata ho dato 5,5 perché non è stato. Non mi è sembrato molto in forma, al di là del fatto che si è mangiato 2-3 gol. Gli è stata chiesta di fare una partita che non è nelle sue caratteristiche, come avviene da qualche partita a questa parte, e Morata fa fatica in queste partite in cui deve giocare spalle alla porta o comunque fare da sponda per i compagni. È più un uomo da contropiede, però ultimamente sta iniziando ad imparare quel ruolo, per me è ancora troppo mediocre la sua prestazione. 5,5 mi sembra più che sufficiente, non è un'insufficienza grave, come è grave l'insufficienza di Moise Kean. Moise Kean, molti a inizio stagione lo elogiavano, Morata lo insegnava per 2 partite, caccialo e fai giocare Kean, è meglio Kean, così. Kean entra, 2 secondi, fallo. Fa praticamente un fallaccio inutile sulla tre quarti della Juve, sull'esterno di sinistra. E per me è un 5, nel senso non incide, non fa nulla, spesso si ritrova anche a perdere dei palloni, sbaglia degli stop comunque abbastanza non semplici, però per un giocatore di Serie A dovrebbero essere elementari. Quindi mi dispiace per Ken, spero che possa riprendersi, ma in questo momento non lo vedo bene. Dato 6 a Rabiot, non incide, non entra negli ultimi 10 minuti, però non fa dei disastri. Non è stata la sua partita, diciamo. È entrato tardi, ha giocato poco, quindi un 6, più politico che meritato, diciamo. Purtroppo non riesco a dare voto a Kai Jorge, che entra sempre negli ultimi 2 minuti, 3 minuti, e l'unica cosa che mi dispiace è che Allegri continua a prenderlo in giro e dire in conferenza: Caio è un buon giocatore, ha delle ottime caratteristiche, è molto utile per la Juve e poi gioca 5 minuti al massimo. Vediamo magari in partite più semplici, come possano essere queste con la Salernitana o comunque con il Genoa, di farlo giocare più spesso. Perché secondo me ha un buon potenziale il ragazzo. Poi in realtà magari sarà tipo Gabigol per l'Inter, però al momento a guardarlo non mi sembra pessimo come attaccante.
E questo era tutto per quanto riguarda il post partita di Juve-Genoa. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un mi piace e un commento, di condividere il video e di seguirmi su Instagram. Fino alla fine, forza Juve!